Questo video è il più importante del mio canale, resta fino alla fine per scoprire come realmente passare ogni prof firm senza mai fallire. E per fallire intendo senza mai perdere soldi in acquisizione o comunque in acquisto di challenge. Sono su Salgo Trading e oggi vi guiderò all'interno del mio ragionamento fatto. Quindi rimani incollato per tutto il video, lascia un bellissimo like, un commento sulla tua idea e ti aspetto nei commenti per farmi sapere la tua. Andiamo nei dettagli di ciò che ho ideato e ciò che ho riflettuto e pensato e ragionato in questi giorni. Andiamo a capire il funzionamento, come si dovrà agire per far ciò, per non andare a perdere soldi nel mondo delle prop firm. Molto semplicemente avremo necessità di due account che ovviamente saranno indipendenti tra loro. Per cosa intendo per indipendenti? Saranno fatti su una prop e un broker che non si conoscono. La prop non deve conoscere il broker e il broker non deve conoscere la prop, quindi due casi completamente distinti e che non ci sono, diciamo, collegamenti o nessi tra le due entità. Per quanto riguarda la prop, ovviamente avremo lo consideriamo conto principale, ok, conto che dobbiamo realmente passare, conto che dobbiamo, su cui dobbiamo guadagnare. Il conto secondario, il conto reale, sarà un conto di, come lo posso definire, di sicurezza, un conto che vi permetterà di coprire quelle che sono le perdite, quelle che sono le perdite, quelle che saranno gli acquisti, ok, i pagamenti delle challenge. Ma arriveremo a rispondere ad ogni singola domanda. Come funziona la teoria? Com'è possibile? Semplicemente grazie all'utilizzo dell'edging. Ok, andiamo bene nel dettaglio cosa vuol dire edging e come farlo concretamente. Nel momento in cui noi andremo ad aprire un buy sul conto prop, questo stesso buy, ma con reversato, ovvero nel momento in cui andremo ad aprire un buy qua, sul contrario verrà aperto un sell, e stessa cosa quando avrà aperto un sell sul conto proprio verrà aperto un buy sul conto reale. Tutto questo verrà fatto con dei calcoli molto semplici. Ok, prenderemo in considerazione una 100k e che è un conto reale da 1500 euro. Questo conto reale da 1500 euro avrà una leva molto alta e ovviamente avrà la possibilità di essere bruciato interamente, ma poi capiremo meglio. Allora seguite il ragionamento, quindi in questo caso vedremo dei zeri, ma fa niente, dopo capirete perché è zero. Abbiamo una fase 1 che la passiamo o la bruciamo, noi perdiamo 0, quindi usciamo in pari. Ok, passiamo alla fase 2, se la bruciamo noi usciamo in pari in ogni caso. Se bruciamo il conto reale, quindi il conto funded, prima di fare profitti e guadagnare qualcosa, perdiamo 0 soldi, quindi 0 dollari. Quindi in ogni caso, se noi dovessimo perdere o vincere, perdere o passare la challenge, comunque facciamo, massimo che facciamo è recuperare i soldi, cioè massimo, minimo recuperiamo i soldi, massimo facciamo i profitti. E ovviamente tutto successivamente è un surplus. Ma ovviamente noi vogliamo capire questo mondo e diminuire quello che sono le cifre d'affari che girano in questo mondo per andare realmente a guadagnare noi come singoli individui qualcosa da questa fetta di mercato in maniera molto molto aggressiva. PS, le prop dopo questo video probabilmente falliranno o comunque non andranno più a guadagnarci come è sempre stato, quindi rimani su questo video che è davvero importante. Molto brevemente facciamo i calcoli con una challenge da 100k per semplificare il tutto e rendere capibile tutto ciò a una persona normale che abbia un attimo di cervello. Quindi se non capite il video, riguardatelo tante tante volte, mettetelo in loop, in continuo loop, finché capite il ragionamento che c'è dietro. Noi andiamo a comprare una challenge da 100.000 dollari, ok, 100.000 euro, 100.000, quello che volete. Comunque andiamo a comprare una challenge di effettivamente da 100.000 euro. Attualmente una challenge dice effettivamente costa all'incirca, ok, ho fatto una media giusto per avere i numeri un po' più puliti per fare i calcoli, 500 dollari. Nel momento in cui noi andiamo a passare la challenge in prima fase, perdiamo 500 dollari sul conto, ok, quindi quel conto da 1500 euro o dollari attualmente si trova a 1000. E ovviamente se dovessimo bruciarla noi guadagniamo 500 dollari, quindi quel conto si ritroverebbe a 2000 dollari, ok, che è il costo, che è il totale più il costo della challenge. Ok,
Semplice, molto semplice. Nel momento in cui noi andiamo in fase 2, quindi presupponiamo che abbiamo passato la fase 1, andiamo in fase 2, passiamo anche alla fase 2, a non perdere altri $500 sul conto, però siamo arrivati ai funded. Mentre invece se dovessimo bruciare la fase, quindi fallirla, in poche parole, andiamo a guadagnare quello che sono $1,000, perché andiamo a guadagnare la perdita fatta prima, quindi questa qui, più ovviamente il costo della challenge. Quindi molto semplicemente. Però presupponiamo che passiamo alla fase 1, passiamo alla fase 2, abbiamo un funded. Ma vi siete mai chiesti la sfortuna cosa può portare? Vi può portare a fallire la fase. Ok, vi può portare a fallire il conto funded prima che voi facciate un prelievo. Cosa significa questo? Che comunque in ogni caso voi tornate a break even, perché questo, tutto questo vi porterà a break even senza fare assolutamente nulla. Questo vi farà esplodere la testa. Quindi cosa succede? Sul conto finale, sul conto reale, andate a guadagnare $1,500, quindi fate nuovamente, avrete nuovamente sul conto $2,000. Molto breve. E ovviamente, oltre al fatto che possiamo presupporre che andassimo a bruciare la challenge, possiamo presupporre di fare un per 3. Quindi deve essere o un conto, ovviamente in base alla leva che avrete, abbastanza o grande o piccolo, comunque in base al conto. Però tutto questo verrà spiegato nella guida che uscirà successivamente a questo video, che è una guida che sto ancora preparando, o addirittura direttamente l'assistenza che creerò. Per quanto riguarda invece, se dovessimo fare un 10% ipotetico, andremo a fare ovviamente FTMO, essendo che è il primo payout, o comunque la maggior parte delle prop dà l'80% del profit split. Ok, quindi su 10.000 noi effettivi riceviamo 8.000. Su questi 8.000 ci dobbiamo togliere i costi, che io che preferisco chiamare in termini sempre di trading, floating loss, scusatemi, che sono, diciamo, le perdite che flottanti che state avendo, quindi 500, 500 e altri 500. Ok, questo floating loss lo recuperate togliendo i costi. Quindi da 8.000 togliamo 1.500, che sono il nostro floating loss o costi. Ma ovviamente FTMO, essendo che abbiamo passato una challenge, ci ridà il costo della challenge, quindi più 500, e quindi significa che noi abbiamo un netto, che okay, netto intendo netto dalla prop, di guadagno, che ovviamente dovete tassare, pagare le tasse in base al vostro paese, di $7,000. Non vi sembra magico? A me sì, personalmente. Quindi continuate a guardare il video per capire il ragionamento che c'è dietro. Adesso andremo un attimo a fare delle riflessioni. Tutte le strategie, e dico tutte le strategie a parte quelle che sono di order flow, comunque guardate un po' in più in dettaglio e vedete cosa stanno facendo le altre persone, sono comunque anche quelle un attimo basate sul passato. Ed è molto interessante, essendo che sono basate sul passato, loro cos'è che si aspettano? Si aspettano che quello che è accaduto in passato riaccada in futuro. Ma chi sono loro realmente per dire che ciò che è accaduto in passato riaccada in futuro? Cioè, loro sono sicurissimi di questa cosa? No, e proprio per questo esiste, vabbè, il risk management, tutte quelle cose che vi permettono di non andare a perdere direttamente tutto il capitale, o comunque andare a limitare le perdite. Però in questo caso qua tutto è basato sul passato, e scusatemi, ecco, tutto è basato sul passato, e dal mio punto di vista non è realmente affidabile, o comunque non è oggettivo. Quindi se tu capisci già questa cosa qua, tu sei a metà dell'opera, quindi capisci che non va bene un qualcosa realmente basato sul passato, perché loro non hanno questa certezza, ok, che ciò che è accaduto in mercato riaccada. Però vabbè, non hanno certezza, quindi ovviamente hai capito lo scopo di questo video, lo scopo di questo progetto. Invece se tu sei convinto che ciò che è accaduto in passato riaccada nuovamente in futuro, io ti rispetto, è la tua corrente di pensiero, anch'io lavoro così su alcuni conti e ovviamente attualmente sta funzionando, però non sono sicuro che ciò riaccadrà sempre in futuro. Quindi qualora non dovesse più riaccadere, dovrò andare a cambiare qualche piccolo concetto, qualche piccola dinamica di mercato, cioè di operatività, scusatemi. Bene, ovviamente riprendendo il discorso, io mi sono chiesto: ma come faccio a rendere qualcosa di realmente concreto e oggettivo da questo punto di vista? L'unica è non basarmi
su quello che è accaduto in passato e quindi creare qualcosa che so di per certo che mi ha un edge che mi permette di un edge statistico che mi permette di realmente andare a guadagnare qualcosa e soprattutto non andare a perdere soldi, che quella è la cosa, secondo il mio canto, più importante in questo mondo. PS, vi dico una cosa: se siete arrivati fino a questo punto e siete realmente interessati, bene, continuate il video. Se siete arrivati fino a questo punto e non vi interessa, uscite e andate a farvi spillare i soldi dalla prima DV che vi passo su Facebook. Sono molto gentile quest'oggi. Bene, adesso andrò a fare un breve esempio. Ok, giustamente il mio software ha avuto dei backtest. Ok, ha avuto dei backtest. Ah, attualmente il mio software non è in vendita, non vendo nulla. Io semplicemente vi sto spiegando il ragionamento e ovviamente in base a quello che sarà il feedback, ok, da parte vostra, perché sono molto curioso di sapere la vostra, andrò a decidere ciò che voglio fare. Comunque, fino ad ora ho avuto un edge statistico di più del 50%. All'incirca parliamo del 65-70. In ogni caso, io, non sapendo né leggere né scrivere, passatemi il detto, andrò a presupporre che questo software sarà come una monetina che tu lanci, testa o croce che sia, tu comunque ci guadagni o comunque non ci vai a perdere. Cioè, nel miglior dei casi ci guadagni, nel peggiore ritorni a break even. Quindi tu hai il 50% di win rate assicurato con zero perdite. E voglio vedere una persona che vi assicura una cosa del genere. E io posso farla attualmente. Quindi, per rendere tutto questo indubitabile, ovviamente attaccabile a tutti i fronti, metterò questo paletto qua, 50% di win rate, come una monetina, perché nessuno sa e nessuno ha attualmente una bacchetta magica per dire ciò che farà il mercato. Sono tutte idee, tutte analisi, tutte con vari indicatori, vari strumenti, ma nessuno può dirgli adesso sicuramente fa ciò al 100%, dicendovi proprio al 100%. Allora, molto brevemente, tutto spiegato attraverso probabilità, quindi giustamente facendo questo piccolo inciso matematico proprio per spiegare il funzionamento. Poniamo il caso che tutto questo schema d'albero, chiamiamolo così, avrà sicuramente un termine tecnico, ma andiamo a chiamarlo schema d'albero. Cosa che succede? Ogni caso, ogni evento, quindi fase 1, e per me gli eventi sono fase 1, fase 2, funded 1, funded 2, funded 3, è un evento indipendente a sé. Cosa significa? Che non è condizionato dall'evento successivo, e ciò significa che non verrà influenzata la probabilità di vincita o perdita, come può essere il pescaggio di una pallina senza reimmissione all'interno di un sacchetto. Molto brevemente, è come lanciare una monetina. Quindi tu, qualora andrai a fare fase 1, avrai sempre un mezzo di probabilità, ovvero il 50%, fase 2 avrai sempre un mezzo di probabilità e funded avrai sempre un mezzo di probabilità di passare e fare il 10% e di guadagnarci. E tutto questo continua all'infinito finché tu ovviamente andrai a perdere l'evento e quindi avrai a fallire la challenge. Però tutto questo se ti... ovvero fallire comunque andando sempre a guadagnarci addirittura e tornarci a break even. Io vi ringrazio davvero per l'attenzione che avete avuto per questo video. Vi ricordo di lasciarmi la vostra idea e sono molto contento nel rispondervi, perché creare quello che è un discorso proficuo e soprattutto interessante ma anche arricchente da ambedue le parti è sempre la cosa migliore da fare. Io vi ringrazio nuovamente, vi rimando a tutti gli altri contenuti che ho sempre portato su questo canale e ci vediamo alla prossima.